La cittadina aostana di Pollein è tornata ad ospitare il grande trial con la prova di apertura del campionato europeo svoltasi sabato 29 e domenica 30 maggio 2004. Notevole il lavoro svolto dagli organizzatori del motoclub Pollein, che hanno presentato anche in questa occasione, così come lo scorso anno, una manifestazione impeccabile sia dal punto di vista sportivo che da un punto di vista logistico, grazie anche e soprattutto alla disponibilità dell'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione le splendide strutture del centro sportivo comunale di Pollein, che ha ospitato la segreteria di gara, le premiazioni, il paddock immerso in un parco veramente rilassante. E a coronare l'ottimo lavoro svolto sia dagli organizzatori che dalle associazioni della comunità di Pollein ci ha pensato il tempo. Infatti si è goduto di due giornate splendide, con un sole estivo e una brezza piacevole, che hanno reso ancora più belle le grandiose cime valdaostane ancora innevate. Da un punto di vista sportivo c'era molta attesa per l'evento, essendo una gara di apertura, e l'attesa è stata ripagata da uno spettacolo di altissimo livello tecnico. Nessuna sorpresa per il vincitore annunciato, il polacco Tadeusz Blazusiak, ma tanta ammirazione per la formidabile seconda posizione ottenuta dal bresciano Michele Orizio. E per quanto riguarda la Coppa Internazionale, ottimo il successo di Alessandro Chiappa, ma anche di Matteo Grattarola, che aggiudicandosi con facilità il successo nella 125, ha comunque ottenuto un risultato che lo colloca al secondo posto, alle spalle del più esperto pilota bergamasco. 15 come da regolamento le zone selettive che i concorrenti hanno affrontato per i due giri di gara, e si è trattato di zone spettacolari e accessibili al pubblico, che è stato messo in condizione di vedere da vicino tutta la gara grazie ad un puntuale servizio di bus e navetta. E nella serata di sabato, all'interno dell'auditorium, si è aperta ufficialmente la gara di campionato europeo con la consegna dei pettorali ai piloti. La serata è stata anche allietata da un coro locale che ha intrattenuto tutti quanti gli ospiti. L'applauso per la nazionale spagnola! Forte degli ottimi risultati ottenuti anche nel campionato del mondo, il polacco Tadeusz Blazusiak, in sella alla GasGas con il pettorale numero 2, si è subito dimostrato meritevole delle aspettative, superando agevolmente tutte le zone, limitandosi a posare qualche piede a terra nei punti più critici. Al termine del primo giro, con un parziale di soli 6 punti di penalità, Blazusiak passa agevolmente a condurre la massima categoria. Blazusiak è risultato perfettamente a suo agio sulle difficoltà di Pollein e si ripete quindi anche al secondo giro, dove posa a terra un piede in più della prima tornata. A termine della gara, con un complessivo di soli 13 errori, Blazusiak vince meritatamente, dando l'impressione di potersi ripetere anche nelle prove successive. Ed è stato veramente incredibile il suo ruolino di marcia. Infatti il polacco non ha ottenuto nessun passaggio a 5 e nemmeno passaggi a 3. Un vero campione, e lo vedremo sicuramente quest'anno a livello mondiale.
ed è stata ottima la prestazione offerta dal bresciano della Beta Michele Orizio con il pettorale numero 8, sceso in gara pole lane per ben figurare, infatti ci è riuscito perfettamente, anche se da parte sua ha dovuto impegnarsi oltre il limite, in particolar modo nel primo giro. E come sempre accade, Orizio ha sentito subito il peso della gara, sbagliando più del dovuto nelle prime zone. Poi evidentemente tranquillizzato dalla non eccessiva difficoltà di queste zone, così come vuole il regolamento del campionato europeo stesso, procede agli stessi ritmi del capoclassico. Al termine della prima tornata di 15 zone, il tabellone assegna ad Orizio ben 12 penalità, che lo relegano però al terzo posto provvisorio in compagnia del concittadino Fabio Lenzi. Nella seconda tornata Michele Orizio è stato semplicemente perfetto. Peccato poi per quel brutto 5 rimediato alla penultima zona a causa di una distrazione. Ormai la gara sembrava quasi finita. Una distrazione che, pur non modificando il risultato finale, avrebbe segnato ad Orizio il miglior punteggio parziale. 19 le penalità complessive ottenute da Michele Orizio a fine gara, che gli assegnano una meritatissima piazza d'onore. Sì, è il miglior risultato della carriera. Sono partito facendo un primo giro un po' con alti e bassi. Ho cercato di non commettere nessun errore grossolano. Ho messo i miei piedi nei posti un po' ragionati e ho concluso il primo giro, penso, intorno alla terza posizione. Secondo giro sono partito abbastanza convinto, in quanto ero consapevole comunque che le zone erano tutte alla mia portata. Ho fatto un buonissimo secondo giro fino alla penultima zona, dove ho fatto un 5 stupidissimo, forse appunto perché mi accorgevo di stare andando bene. E avevo paura che questo 5 mi avesse compromesso un po' la gara, invece comunque sono soddisfatto del secondo posto. Chiede da un pilota esperto come te, chiediamo un parere su questa gara a livello organizzativo e a livello di zone. Ma sicuramente un'ottima gara, in quanto le zone immagino possano essere state accessibili a tutti e nonostante questo avevano ogni zona c'era la possibilità di sbagliare, di commettere anche errori molto grossi. Quindi diciamo un'organizzazione molto positiva, anche in quanto il paddock era veramente spazioso e eravamo accomodati decisamente bene. Michele, il campionato prosegue per te l'europeo? Sì. Penso che proseguiamo tutto l'europeo insieme alla squadra, e che ringrazio in quanto mi sta mettendo nelle migliori condizioni per affrontare appunto questo campionato. Ringrazio anche mio padre, che praticamente se sono arrivato qua lo devo esclusivamente a lui, anche se abbiamo un sacco di discussioni, comunque lo dedico a lui. L'assoluta competitività dimostrata dai primi 5 classificati ha avuto l'epilogo nella lotta per il terzo gradino del podio, che è stato occupato dall'inglese Sean Morris con il pettorale numero 24 in sella alla Montesa, per un maggior numero di passaggi netti a zero nei confronti del francese Christophe Bruand. E anche per l'inglese Morris la gara ha avuto un epilogo simile a quella di Michele Orizio, con un primo giro piuttosto opaco, concluso con un parziale di 13 errori ottenuti per lo più nelle prime zone con due passaggi a 5. Poi un'infilata di 8 passaggi a 0 lo hanno sicuramente tranquillizzato e rincuorato. Nel secondo giro Sean Morris ha eguagliato il risultato dei migliori, tutti assestati su 7 penalità, evidentemente il limite tecnico della gara. Al termine le penalità complessive per Sean Morris sono salite a 12 e con 23 passaggi netti a 0 gli è stata assegnata la terza posizione sul podio. E migliore tra gli azzurri francesi, Christophe Bruand, con il pettorale numero 13 in sella alla francesissima scorpa, ha comunque disputato un'ottima gara, proponendosi subito con un primo giro eccellente, chiuso a soli 8 errori, come uno dei piloti da battere. E con questo risultato si colloca in seconda posizione provvisoria. Successivamente, in avvio del secondo giro, Bruand commette diversi errori in zone che i più hanno superato agevolmente,
e a nulla sono valsi poi gli ottimi passaggi spuntati nelle restanti 10 zone. Oramai il danno è stato fatto e la conta dei passaggi a zero lo ha inchiodato alla quarta posizione finale. Atteso ad un sicuro successo, il campione italiano in carica Fabio Lenzi, con il pettorale numero 3 in sella alla Gasgas, ha commesso subito un errore alla zona numero 3, errore che gli ha compromesso irrimediabilmente il risultato. La proverbiale facilità che caratterizza le zone speciali del campionato europeo rende queste gare selettive al contrario, infatti è quasi impossibile rimediare un 5. Quindi la capacità di rimanere lucidi e concentrati fino all'arrivo deve essere talvolta superiore alla preparazione tecnica di cui piloti come Fabio Lenzi sono indubbiamente dotati. 12 le penalità assommate da Lenzi al primo giro, che gli valgono la terza posizione provvisoria. Purtroppo per lui un banale errore in avvio del secondo giro, in una zona superata senza problemi anche dai meno preparati, gli compromette il risultato, facendolo retrocedere dalla seconda alla quinta posizione, e a nulla è valso superare a zero tutte le restanti prove. Al termine, 23 penalità complessive lo inchiodono al quinto posto. Un 5 imprevisto e Fabio scivola al quinto posto dopo la seconda posizione iniziale. Fabio, cosa è successo? Ma secondo giro la zona 2 purtroppo ho preso un 5. Primo giro l'avevo fatta bene, questo secondo giro ho sbagliato un attimo la partenza e la zona non mi ha perdonato. Purtroppo la gara è stata abbastanza facile, quindi era difficile recuperare un errore grosso come questo. Ci ho provato, perché comunque penso che su 15 zone di aver fatto, se non mi sbaglio, 11 zeri, però purtroppo non è bastato. Fabio, l'impegno nell'europeo sarà costante quest'anno? Ma bisogna vedere un attimo le prossime due gare, perché purtroppo quest'anno l'europeo è un calendario veramente fatto molto male, si è visto anche da questa prima gara che molti piloti hanno dato forfè. Sicuramente sarà determinante la prossima gara in Francia e quella in Spagna, poi deciderò se finirlo oppure dirottare i miei impegni su altre gare. Altro protagonista del campionato europeo, il francese Christophe Camozzi, con il pettorale numero 4 in sella alla Gasgas, è stato autore di una gara corrente alternata. Infatti, dopo aver sbagliato clamorosamente tre zone al primo giro, non è più riuscito a rimontare dal gap iniziale. In linea con i migliori avversari nel secondo giro, ha staccato un cartellino con sole 8 penalità, ma il gruppetto di testa era oramai molto più avvantaggiato e per Christophe Camozzi, con un complessivo di 26 errori, c'è stata solo la sesta posizione finale. Analoga sorte è toccata allo scorbutico Jérôme Bethune, con il pettorale numero 5 in sella alla Gasgas, che commette diversi errori al primo giro. Errori, a suo parere, e sottolineiamo solamente suo, appioppati senza motivo dai giudici. Protagonista di diversi episodi di insubordinazione alle regole del trial, ha sfiorato la rissa alla zona numero 14 del primo giro, quando, penalizzato giustamente per il ritardo nel percorrere la zona, e lo provano le riprese TV originali di questo passaggio, che danno un tempo superiore al minuto e mezzo, se ne è ripartito imprecando contro l'intera penisola italiana. Show francese a parte, Jérôme Bethune, abitué della rissa, ha dimostrato una guida opaca e senza particolari qualità stilistiche. 27 le penalità finali che lo inchiodano giustamente a una settima posizione. Favorito da zone di gara a lui sicuramente familiari, il piemontese Daniele Maurino, con il pettorale numero 6 su Gasgas, non ha saputo esprimersi come di dovere. Il pur bravo pilota piemontese si è più volte perso in passaggi decisamente accessibili ad un pilota del suo livello. A suo favore va sottolineato che ha bucato solamente un 5 in 30 zone.
ma i piedi posati a ripetizione, talvolta anche in modo banale, lo hanno relegato ad uno scarso ottavo posto. Evidentemente la concentrazione era assente, perché conosciamo un Daniele Maurino decisamente più preciso e brillante di quello visto qui a Pollenio. In sella alla beta con il pettorale numero 15 portato al campionato europeo dal Top Trial Team, l'inglese James Dable si è decisamente ben comportato, considerata la sua giovane età. 43 sono le penalità complessive che ha sommato, capitanando il gruppetto degli inseguitori, seguito poi dal tedesco Strangoner e dall'italiano Valerio Bauce. La tua gara di oggi, il tuo orario di partenza, Valerio. Allora a questo punto è fissato. A seguire, tra gli azzurri troviamo un rientrante Valerio Bauce, che fatica oltremodo a riprendere il suo livello dopo il grave infortunio corso gli al ginocchio. Undicesimo al termine della gara con 46 errori complessivi. Migliore tra i piloti senior italiani in gara, e non poteva essere altrimenti, è stato Francesco Iolitta in sella alla Montesa con il pettorale 41, il quale giunge 21esimo con un complessivo di 93 penalità. Forse un po' troppe per uno dei protagonisti, almeno nelle ultime gare del Mondiale Junior, ma evidentemente questa posizione è rispettosa della gerarchia del campionato italiano. Qualche posizione più indietro ritroviamo il modenese Michele Pradelli in sella alla beta con il numero 43, giunto 25esimo con 111 penalità. Una posizione più indietro di Michele Pradelli troviamo il campione junior del 2003 Andrea Vaccaretti, giunto 26esimo con 118 penalità, il quale si impone su Raffaele Bazzi staccandolo di un solo punto e di una posizione. La presenza di questi piloti nel campionato europeo, portati dal Team Italia, è sicuramente una presenza formativa. Infatti la federazione ha investito molto su questi giovani che stanno comunque rappresentando, almeno a livello nazionale, i discreti rincalzi per quanto riguarda la categoria senior expert, che ultimamente è veramente sguarnita. E siamo con Francesco Lunardini, coordinatore del nazionale del trial. Il Team Italia ha un grande impegno in questa prima prova. Certamente, è qualche anno che la federazione si sta impegnando col Team Italia e oggi mi sembra un ottimo risultato di Grattarola, primo della classe 125. Un impegno che proseguirà per tutta la stagione, quello del campionato europeo. Certo, partecipiamo a tutto il campionato europeo e comunque faremo anche qualche prova del mondiale, quelle più vicine, diciamo, quelle europee. Sceso in gara per vincere nella categoria
Internazionale, il bergamasco Alessandro Chiappa su Gas Gas con il numero 83 non ha trovato avversari di rilievo, aggiudicandosi facilmente questa categoria che dà spazio ai piloti junior master e piloti, diciamo, amatori in generale. 9 le penalità al primo giro e 5 al secondo giro, quindi un giro record che gli hanno assegnato una vittoria netta. Alessandro Chiappa si è imposto sull'inglese Chris Pearson, secondo ma molto più staccato a quota 29 errori, e sul tedesco Matthias Becker, terzo con 31 penalità. Bravo invece il pilota perugino Filippo Gasco, in sella alla beta con il numero 91, il quale giunge quarto in questa classifica con 42 penalità complessive. Alessandro Chiappa rientra in gara a livello internazionale e vince la classifica internazionale. Com'è andata, Alessandro? È andata bene, veramente una bella gara, percorso stupendo, organizzato veramente bene. Sono andato bene, sono contento. Un parere sulle zone? Le zone sembravano facili, però non bisognava sottovalutarle. L'anno prossimo ti rivedremo in campionato italiano? Può essere. Nella categoria senior, se tutto andrà come previsto, ci sarò. Obbligato per motivi anagrafici a gareggiare nella classe 125, il lecchese Matteo Grattarola, in sella alla Scerco con il numero 80, si è comunque fatto onore, aggiudicandosi un facile successo ai danni del giovanissimo e certamente meno preparato Simone Conno. Ma la prestazione di Grattarola, confrontata con gli avversari della categoria internazionale, gli rende merito, in quanto sommando 22 penalità complessive, sarebbe giunto nel confronto diretto con i piloti della Oltre 125 alle spalle di Alessandro Chiappa in seconda posizione. E sarebbe stato veramente interessante vederlo misurarsi con i big del campionato europeo, tenendo conto che ha gareggiato in sella alla 125. E questa scelta è una scelta che il prossimo anno diventerà obbligatoria per tutti i piloti under 18. Matteo Grattarola vince nella classe 125 ed è secondo nell'assoluta per quanto riguarda l'internazionale. Matteo, come ti sei trovato sulle zone qui di Pole Lane? Allora, le zone erano abbastanza belle, un po' facilotte. Se commetteva un errore era difficile, molto difficile da recuperare. La gara mi è piaciuta, mi sono divertito. Vorrei ringraziare tutti, il Motoclub Pole Lane, tutto il team, il mio seguidores. Basta. Ricordiamo che è stato seguito da Andrea Petrella, il nostro campione master. Allora, ti sei trovato al debutto in gara con la classe 125. Come ti trovi con questa piccola cilindrata? Un po' svantaggiato perché sono stato abituato fino a due gare fa a usare il 290 e in certi punti facevo molta fatica. Paolo Gippaz, sindaco di Pole Lane, per la seconda volta ospite al Trier, ma questa volta è campionato europeo. Un suo parere su questa gara, signor sindaco? Sì, ovviamente grande soddisfazione per noi per aver bissato, diciamo, questo successo due anni fa con la prova di campionato nazionale, quest'anno con l'europeo. Sicuramente per noi è fonte di grande soddisfazione. La gara è andata, diciamo, credo nel modo migliore e speriamo che non sia ovviamente l'unica competizione, cioè l'ultima competizione di questo tipo. E dal Consiglio Comunale di Pole Lane, Leandro Ducli, che logicamente ha la duplice veste di politico ma anche di collaboratore all'organizzazione. Una logistica molto importante, avete lavorato tantissimo questa settimana, com'è andata? Sì, non solo questa settimana, già da prima i responsabili del Moto Club Polisportiva Pole Lane si sono dati da fare per attrezzare tutte le zone, per pulire, per spostare i sassi, tagliare i cespugli. E poi, beh, logicamente questa ultima settimana è stato fatto il grosso del lavoro. Siamo contenti che sia tutto andato bene, grazie appunto al lavoro che è stato fatto. E
E giunge al termine questa gara di Paul Lane, questa prima prova di campionato europeo, ed è stata indubbiamente una gara piacevole, ha soddisfatto tutti i concorrenti e pubblico che ancora una volta ha avuto modo di apprezzare le capacità organizzative di questa piccola società sportiva, che ha dimostrato sulla ribalta europea come vanno organizzate le gare. Non succede purtroppo anche in Italia. Il pilota è 16enne, l'anno scorso per il